Players ai nostri microfoni, un amico della famiglia Aesop, nonché anche un player che è volato con noi a Las Vegas l'anno scorso, Federico Primitera. Ciao Federico! Ciao, ciao Vitto, ciao a tutti. Allora Fede, innanzitutto io ti devo subito commentare questo look incredibile e mi devi spiegare un po' l'aneddoto, perché io ti ho salutato l'ultima volta con dei vestiti, diciamo, italiani e occidentali, e poi cosa è successo? Sì, diciamo che sicuramente è un outfit un po' particolare, ecco, in cui riuscisce molto tanta gente, ma diciamo che questo è stato un anno per me di grossi cambiamenti e di per sé ho trovato tante energie, tante good vibes, più quello che rappresenta l'Oriente, specialmente il Giappone. Sono rimasto veramente estasiato dalla sua tradizione, dalla cucina, dal modo di intrattenimento. Infatti, ad esempio, questo è un outfit, un cosplay di un anime che seguo molto da vicino, Demon Slayer, e quindi il personaggio Kokushibo è praticamente un samurai che è diventato un demone. E io mi ci rivedo molto, lui è stato un periodo di transizione anche per me. Quindi sei diventato un demone? Più o meno. Ma buono o cattivo? È un demone buono. Ok, allora un upgrade. Senti, magari questo cambio di look ti ispira anche nel gioco? Hai un approccio diverso, un mindset diverso? Certo, assolutamente. Allora, diciamo che ai tavoli bisogna essere se stessi in primis. Io mi ritrovo moltissimo in questa immagine, è proprio mentale, io ho un'immagine mia che rappresenta questo tipo di giocatore e allora riesco a focalizzare tutto il mio focus, tutte le mie attenzioni e poi anche un discorso sia ad esempio di mindset, riesco a rimanere molto più calmo, molto più concentrato anche nel lungo periodo e dopo tante ore di gioco. Ottimo, ci fa molto piacere. Tu in questo momento stai giocando il? Il KO, il Nine Max KO, sì, esatto. Super KO Nine Max, e stai, diciamo, avendo già un riscontro, cioè quante volte hai già giocato con il nuovo Federico Primitera? Ah, ok. No, in realtà è l'ho sperimentato già diverse volte, okay. Questo outfit. Sta funzionando? Devo dire di sì. Fino adesso ha funzionato abbastanza bene, ma sai, i tornei sono varianzosi, quindi può essere semplicemente una coincidenza. Io comunque mi trovo bene e continuerò a giocare in questo modo. Effetto placebo, effetto veritiero, noi siamo contenti se tu sei contento. In ultimo, ti porto alla memoria un ricordo molto, molto, penso, gioioso per te. Per noi sicuramente lo è stato l'anno scorso ai campionati italiani di poker 2023, quindi esattamente un anno fa ci trovavamo ai microfoni e tu venivi intervistato in qualità di vincitore. E quindi questo può essere un po' un auspicio, un modo per dirti anche GL cosa ti aspetti di trovare da questi campionati italiani. Oh, sicuramente è stata una sensazione che ancora oggi mi dà i brividi di pensare a quei campionati. È stata veramente la mia rampa di lancio, il mio nido da cui ho poi spiccato il volo e sicuramente resteranno per sempre all'interno di me. Da questi campionati cosa mi aspetto? In realtà nulla di che, semplicemente sono qui per dare il meglio di me e sarei contento di dimostrare anche a me stesso quanto quest'anno di cambiamenti ha potuto portare in me un vento di miglioramento, insomma di ventata nuova e di aria fresca, quindi sarei qui per dare semplicemente il massimo. La versione migliore di Federico Primitera, grazie mille GL Fede. Grazie a tutti, ciao Vitto.